Buonasera a tutti, io presso la Polizia Postale mi occupo essenzialmente di materie tecniche, quindi sono quello che personalmente va a intervenire sugli apparati che sequestriamo o fisicamente intervengo nel momento in cui ci sono determinati tipi di problemi sui minori, proprio sui device, quindi sui telefoni. Ho sentito poco fa parlare di queste proposte di legge in cui si tenta così parla di imporre ai provider o ai gestori dei vari siti l'obbligo di rimozione di tutto quanto riguardi una persona, un ragazzo che si senta soggetto a questo tipo di mobbing. Io mi domando, qui forse vi posso mettere diciamo un dubbio, come si intenda farlo tecnicamente, ovvero finché parliamo di social network molto conosciuti e molto diffusi, vedi Facebook ad esempio, si può tranquillamente richiedere la rimozione di qualsiasi tipo di materiale, eventualmente minacciando tra virgolette Facebook di essere oscurato sul territorio nazionale. Però come sappiamo non tutto viaggia a livello diciamo visibile a tutti, non tutto viaggia in modo semplice, ci sono provider, ci sono siti web che non sono facilmente riconducibili in una zona specifica, in un luogo specifico del mondo. Mi spiego meglio, parlavamo di Ask, chi impone ad Ask di rimuovere i contenuti? Come si fa ad oscurare eventualmente i contenuti presenti su questi social network? Possiamo oscurarli oscurando il sito completamente? Sì, però i ragazzi al giorno d'oggi, che sono molto bravi e molto capaci, riescono comunque ad arrivare a questi siti sui territori esteri passando attraverso diversi nodi, tecnicamente chiamiamoli proxy. Quindi si riesce a raggiungere anche quello che sul livello nazionale è oscurato alla gran parte del pubblico, si riesce appunto a raggiungerli usando altri canali. Allora, non so come eventualmente si possa imporre in generale la rimozione obbligatoria entro 24 ore dei contenuti. Questo se si resta nei siti, diciamo, visibili a tutti, senza entrare in particolare nel dark web. Se entriamo nel dark web, a quel punto lì, è assolutamente impossibile arrivare a capire dove sia fisicamente collocato un contenuto. Diventa impossibile localizzare chi gestisca quel contenuto. Quindi io vi lascio, diciamo, con questo dubbio, staremo a vedere come si potrà sviluppare. Grazie. Sì.